Sembrava più un programma elettorale che una relazione, di questo a noi fa piacere perché abbiamo bisogno del contributo dell'Unione Industriali, abbiamo bisogno della critica dell'Unione Industriali, è un pungolo importante. Devo essere sincero, sono rimasto un po' deluso di questa relazione perché secondo me una relazione di così autorevole consesso doveva sottolineare luci ed ombre della nostra città. Invece sembrava quasi che tutto buio, ma esistono solamente le sollecitazioni delle cose che non si fanno. Bene, Bagnoli, io rivendico con orgoglio quel ricorso, perché noi, nonostante lo scempio affaristico di una commistione inqualificabile tra politica, affari e prenditori di questa città, noi siamo pronti a ripartire da un anno su Bagnoli, dopo aver costruito un piano, averlo condiviso col Consiglio Comunale, con la Giunta, con la città, esserci confrontati anche con il mondo degli imprenditori e con le forze economiche della nostra città. È un piano che non salvaguardia cricche, oligopoli e i soliti imprenditori noti. Noi siamo veramente per la libera concorrenza, siamo per dare voce ai tanti imprenditori onesti di questa città a cui stiamo vicino ogni giorno e che ringraziamo per il lavoro straordinario che fanno. Quel ricorso è in difesa della democrazia, è in difesa della città e contro i poteri speciali che hanno massacrato questo paese, anche la Regione Campania quando ha avuto il commissariamento. È una commistione pubblico-privata inquietante, mai vista. Mi sarei aspettato, come dire, questi interventi quando da un anno stavamo chiedendo al governo di convocarci attraverso i poteri ordinari e invece evidentemente abbiamo capito tanto anche da questa relazione su chi c'è dietro a quel commissariamento. Quindi oggi mi sento ancora più motivato a proseguire in quella strada. Con Bagnoli ripartiremo, ma ripartirà la città, il popolo, chi è stato eletto democraticamente. Non consentiremo a nessuno di mettere le mani su Bagnoli per fare speculazioni, per fare affari e per far rimpinguare le tasche di qualcuno e di qualche solito noto. E questo, mi metto garante di tutto questo e ci metto la mia faccia e il mio corpo.